imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Benvenuti, siete venuti nel Parco Europa, che nella Piazza Europa, che da poco è stata riaperta, e per questo dobbiamo fare un applauso al sindaco che comunque l'ha riaperta e l'ha ridata ai cittadini di Somma Vesuviana. Allora, Puliamo il mondo è una delle iniziative più importanti, più conosciute nel mondo, si fa in tutta Italia, in tutta Europa e in tantissime altre nazioni. È una giornata che serve per sensibilizzare e per far capire che comunque questa è l'unica terra che abbiamo. Non ce ne sono altre, questa è l'unica terra, finora, non se ne conoscono altre, per cui noi dobbiamo sforzarci, fin da piccoli dovete farlo voi, dobbiamo sforzarci affinché questa terra possa essere preservata, possa essere custodita, perché noi poi la dobbiamo riconsegnare ai nostri figli. È un messaggio importante, questa non è nostra, noi siamo qui solo di passaggio, possiamo godere di tutte le bellezze di questa terra, però non dobbiamo assolutamente deturparla e ci dobbiamo preoccupare di avere cura di questa terra. Quindi non possiamo gettare rifiuti, dobbiamo avere dei comportamenti che non creano problemi all'ambiente, dobbiamo rispettarla. Questo è il messaggio di oggi. Dopo che il sindaco avrà parlato e che avranno parlato gli assessori, noi faremo un gioco che sarà, vogliamo vedere se voi sapete riconoscere i rifiuti, se sapete differenziarli, in modo che comunque poi lo possiate spiegare anche a casa. Intanto chiudo facendo dei ringraziamenti, ringrazio le associazioni che insieme, tra le quali ci sta anche Legambiente, che si sono impegnate per mantenere aperte questa piazza. Ringrazio Libera Campania, ringrazio l'Arci, ringrazio Romano Ciro Raccolta Oli Usati, che comunque anche fa un'attività che è molto importante per l'ambiente. Non lo so, se dimentico qualcuno voi me lo dite, lo ringrazieremo dopo. Do la parola al sindaco per un saluto, grazie. Poche parole, perché capisco benissimo che state scalpitando per iniziare il gioco. Niente, è una cosa bellissima vedere riuniti qua tutti questi bambini, perché questo luogo è un luogo ideale per far capire che cosa significa ambiente e cosa significa legalità. Io mi auguro che queste promozioni vadano sempre avanti. Legambiente è presente sul nostro territorio da diversi anni ed ha portato dei risultati stupefacenti. Questa volta, a distanza di 20-25 anni, anche il Comune di Somma è partner di questa iniziativa. Il nostro impegno è quello di continuare ancora in futuro,
inizierà tra pochi giorni la campagna di sensibilizzazione per quanto riguarda la differenziata. Entreranno nelle vostre scuole rappresentanti del comune e delle associazioni, i quali vi spiegheranno come si fa a fare la differenziata, per cercare di potenziare, per cercare, come dice Giovanni, di conservare questo mondo pulito quanto più lungo possibile, perché purtroppo dalle notizie che ci arrivano certe non sono felici per il futuro. Comunque ragazzi, vi auguro di divertirvi un po', pensate a divertirvi, poi alle cose più serie pensiamo più là. Va bene, arrivederci. Vi chiedo di ringraziare, poi do la parola all'assessore Clelia Davino, assessore all'ambiente. Dimenticavo di ringraziare l'ufficio ecologia che ci ha supportato, la protezione civile, l'ufficio ecologia che ci ha supportato dandoci tutto quello che ci serviva per organizzare questa giornata. Do la parola all'assessore Clelia Davino, assessore all'ambiente del comune di Somma Vesuvia. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa manifestazione e benvenuti a voi bambini, con questi cappellini siete bellissimi, sorridenti, e spero che il vostro entusiasmo sarà sicuramente la riuscita di questa giornata. Sono molto soddisfatta di questa manifestazione perché, come diceva prima Giovanni Romano, Puliamo il Mondo è una manifestazione che si fa da 24 anni a livello mondiale. Loro mi sembra che come Lega Ambiente in Italia, in Campania, la organizzavano da circa 20 anni ed è la prima volta che il comune di Somma Vesuviana, con tramite l'assessorato all'ambiente, con la partecipazione dell'assessorato alla cultura e l'istruzione, ha partecipato attivamente a questa giornata. Quindi questo è un segno del cambiamento che noi vogliamo dare, dell'importanza che l'amministrazione piccola vuole dare alle politiche ambientali e allo sviluppo sostenibile. Per molto tempo si è parlato di amore per l'ambiente, ma come inteso come amore per le piante, per gli animali, per i fiori. Invece adesso dobbiamo capire che l'amore per l'ambiente deve essere l'amore per la qualità di vita, per i luoghi dove viviamo, dove giochiamo, per le risorse che ci sono e che devono essere conservate, soprattutto per voi che siete le generazioni di domani. Quindi dobbiamo acquistare quel pensare green, quel fatto di considerarci, dobbiamo impegnare a tutti i livelli, come comunità, come singolo cittadino, come singola persona, al rispetto delle risorse. Quindi dobbiamo cercare di gestirle al meglio ed è per questo che con l'amministrazione stiamo mettendo in campo questa serie di iniziative. E, come ha detto il sindaco, in questi giorni ci sarà la campagna di sensibilizzazione, abbiamo poi iniziato con l'iniziativa Compostiamo per cercare di far dotare tutte le famiglie che hanno possibilità di un giardino di praticare la pratica del compostaggio domestico, quindi cercare di ridurre ancora almeno la frazione organica e quindi riciclare al meglio. E, vabbè, non voglio dilungarmi di più, vi auguro un buon divertimento, una buona caccia al tesoro e mi raccomando, puliamo il nostro mondo. Grazie, grazie. Allora, prima di dare la parola all'assessore all'istruzione, le insegnanti possono venire un attimo qui, perché almeno ci dite quali sono le scuole che stanno qui, venite tutti quanti un attimo qui. Allora, io ringrazio anche l'assessore Elena della firma, perché ci siamo intesi tutto subito con loro, cioè noi abbiamo chiesto al sindaco, assessore, è possibile avere quest'anno l'adesione a Puliamo il Mondo? E loro ci hanno chiamato da Milano, hanno detto l'adesione è arrivata. L'assessore ha dovuto organizzare tutto quello che riguarda far venire qui i ragazzi, contattare le scuole, far capire di che cosa si trattava. Do la parola all'assessore per un saluto. Buongiorno, salve a tutti, ci siamo già salutati prima. Scusate. Volevo fare un saluto soprattutto ai circoli didattici che partecipano in questo momento, quindi al primo, secondo e terzo circolo didattico. Saluto anche, hanno partecipato molto volentieri anche la suora e l'istituto Suore Trinitarie per questo evento. È importante Puliamo il Mondo, giustamente voi dite Puliamo il Mondo, io sono piccolo, devo pulire il mondo. No, a volte basta un piccolo gesto. Prima ognuno di voi teneva un cappellino del proprio istituto, l'avete messo nello zainetto, e che io cosa ho visto nello zainetto? Patatine, biscotti. Allora, voi questi rifiuti dopo aver mangiato, dove li buttate? Era fatto niente. Eh
Esatto, e questo è già un piccolo passetto per pulire il nostro ambiente, la nostra natura. Dobbiamo stare uniti tutti per vivere al meglio nell'educazione di stare tutti quanti insieme. Oggi siamo uniti istituzionalmente insieme per avere una giornata di divertimento e di divertimento, punto. Grazie. Le classiche sono qui. La quarta B del primo circolo Raffaele Arfè. Quinta B, primo circolo di Raffaele Arfè, capoluogo. Quinta A del Presto Santa Maria del Pozzo, terzo circolo. Quinta delle Suore Trinitarie. Allora, grazie a tutti gli insegnanti. C'è anche il secondo circolo. C'è anche la quinta A del Presto Mercato Vecchio, che spesso viene un po' dimenticata. Allora, mi ascoltate un attimo, noi oggi facciamo Puliamo il Mondo, qui, tra poco faremo un gioco. Allora, l'appuntamento che ci diamo dopo di oggi è al 22 novembre, ricordatevelo, segnate, ritorneremo qui e faremo la festa dell'albero, metteremo qui tutti un sacco di alberi, pianteremo un sacco di alberi in questa villa e vogliamo che voi ritorniate tutti quanti qui, siete d'accordo? Sì! Ok. Non puliamo il mondo a tutti! Allora, ancora un attimo, volevo ricordare che la classe quinta A del terzo circolo andrà nel... Aspetta. Vai. Funziona? Perfetto. Allora, la classe quinta A del terzo circolo farà parte del gruppo di raccolta della plastica. Con Raffaella. E il vostro capo squadra. E insieme a Raffaella andrà anche la classe quinta B del secondo circolo. Le classi che ho chiamato possono andare con Raffaella. Non so che classe. La classe delle Suore Trinitarie raccoglierà il secco indifferenziato con Laura. Anna Maria. Ale. La plastica è una sola. Mi devo richiamare perché non ci sono. La carta. Aspetta, non ci sono tutti. Ricordo ancora un attimo la classe delle Suore Trinitarie con Laura. Oh Laura, spiega che se trovano cose strane devono chiamare lui. Vai, andiamo. Allora, la carta. Donino. La carta verrà raccolta dalle classi quarta del primo circolo, quinta B del secondo circolo e quinta A del secondo circolo. Devi uscire su Pomigliano e venire verso sud. Quarta del primo circolo. Alla prima che dice sud. È una quinta A del secondo circolo. Con Mena, insieme a Mena. Scusate, la quinta A del primo circolo non l'avete detto. Mena, la cavallerata. Mena, capocannoniere. Perché mi mancava una. La carta.